Avvocato, dunque una sentenza davvero storica per il nostro territorio, anzi tre in una. Sì, qualcosa si inizia a muovere in Italia, qualcosa si sta muovendo pian pianino anche a Pesaro. È un risultato abbastanza sorprendente e di ricompensa per tutti i lavori e per tutte le guerre e battaglie che sono state fatte proprio per tutelare il diritto del lavoro. In totale quanti erano i ricorsi? Allora, in totale in questa fase c'erano 4 ricorsi. Io ho altri ricorsi pendenti sia presso il Tribunale di Pesaro, di Ancona, di Rimini e via dicendo. Questi erano 4 ricorsi che il giudice ha riunito perché più o meno depositati nello stesso giorno e perché trattavano comunque tutti la questione dell'obbligo vaccinale. Di questi 4 ricorsi, uno non è stato accolto e 3 sono stati accolti. Il discrimine fra quello accolto e quello non e quelli accolti e quello non accolto è che i 3 che sono stati accolti in realtà erano in malattia e in infortunio ancora prima addirittura che iniziasse l'obbligo vaccinale. Nonostante questo si sono trovati sospesi ugualmente. Addirittura quella in infortunio era caduta all'interno dell'istituto scolastico e quindi aveva rotto un piede ancora prima dell'obbligo vaccinale. Noi abbiamo tentato di colloquiare con le varie amministrazioni cercando di spiegare quello che era il nostro punto di vista. Purtroppo abbiamo dovuto riempire le aule di tribunale con dispendio di soldi degli italiani. Che cosa ha stabilito il giudice? Allora, per ora c'è solo il dispositivo dove per l'appunto il giudice dice che accoglie i ricorsi anche se in realtà vengono compensate le spese nei confronti del Ministero. Non abbiamo le motivazioni perché le motivazioni sono a 60 giorni, ma è prevedibile quale possa essere la motivazione. In realtà la normativa prevedeva cosa? La normativa che ribadisco io ritengo assolutamente anticostituzionale, perché non si può imporre un obbligo di vaccinazione senza garanzie e peraltro dietro la non possibilità di lavorare e di percepire la retribuzione. Basti pensare addirittura che chi ha un procedimento disciplinare comunque si porta a casa 700-800 euro di alimenti, mentre in questo caso portavano a casa la quota di 0. Il Ministero invece indiscriminatamente ha applicato a tutti la normativa, dicendo che anche gli ammalati, anche coloro che erano in infortunio, dovevano essere obbligatoriamente vaccinati. Si pensa addirittura che in alcuni casi hanno sospeso delle persone con gravidanza a rischio, che erano assenti dal lavoro per gravidanza a rischio, però siccome non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale sono state sospese ugualmente. E quindi è stato condannato il Ministero dell'Istruzione? Assolutamente sì, il MIUR è stato condannato, deve ridare indietro tutto ciò che non ha versato. E fortunatamente non è stato condannato anche al pagamento delle spese legali. Quantomeno si è messo un punto definitivo ad una situazione che sicuramente serve da cardine anche per tanti altri ricorsi, perché io sto continuando a depositare ricorsi per i docenti e anche per i sanitari, perché ci sono anche tanti sanitari nelle stesse condizioni che sono assenti da lavoro perché ammalati e vengono sospesi ugualmente.